Thank you.
ricercare questi santi misteri, ci riconosciamo bisognosi della misericordia e del perdono di Dio. Thank you.
come si esulta quando si divide la preda, perché lo ha spezzato il gioco che lo opprimeva, la spada sulle spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura del soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine, sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare, con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo sarà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Il Signore
città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia a loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio la grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. Ci dice che vuole fare esperienza di amore e di gioia con noi.
allora il nostro Natale avrà un significato. L'augurarci il buon Natale avrà un significato di fede e non di folklore. Avrà un significato profondo che unisce il nostro cuore al cuore stesso di Dio e ci permette di rallegrarci per la nascita di questo bambino. Ci permette di gioire per la nascita di Gesù, perché sappiamo che Gesù nasce per redimere ciascuno di noi, per risollevarci dal nostro peccato, per far sì che la morte non sia l'ultima della nostra vita, ma apre per noi l'eternità. E allora questo canto di gioia che abbiamo espresso nel Gloria, che abbiamo taciuto per il tempo dell'Avvento, ecco, esprime questa presenza di Dio che è nella gloria dei cieli, ma è presente in mezzo al suo popolo. E pace in terra agli uomini che egli ama. Quindi sta a noi far sì che possiamo essere amati da Dio, perché Lui ci ama, ma questo amore deve essere corrisposto. Lui è presente nella vita e nella storia di ciascuno di noi, ma dobbiamo corrispondere a questa sua presenza, altrimenti diventa un discorso a senso unico che Lui spinge verso di noi e noi ci allontaniamo. Lui ci chiede di abbracciarci e noi invece chiudiamo le braccia e facciamo un passo indietro. Lui ci chiede di collaborare con Lui perché la nostra fede sia bella, sia piena, sia autentica e noi invece lo sostituiamo con altri interessi, lo sostituiamo con altre cose da fare, lo sostituiamo perché abbiamo sempre impegni e non abbiamo mai tempo per Lui. Ecco, il Signore ci chiede di vivere questa esperienza del Natale come un impegno forte. Lui ancora una volta si è manifestato ai nostri occhi. Anche noi facciamo in modo che questa manifestazione non resti vana, non resti cieca, non resti oscura, non resti avvolta dalle tenebre, ma questa manifestazione possa trovare il pieno compimento nella vita di ciascuno di noi. Ecco, cari fratelli e sorelle, nell'augurarvi il buon Natale, nell'augurarvi quella pace, quella serenità che abbiamo cantato nel Gloria, ecco, possiamo e possiate vivere questi santi giorni di letizia, ecco, non solo perché altrimenti poi dirà dopo l'Epifania se sanno di cuore, mi raccomando, cerchiamo di non esagerare, ma viviamo questi santi giorni di letizia, questi santi giorni di armonia proprio con questo desiderio, cercando, sforzandoci di dedicare un poco di più di tempo al Signore Gesù e ringraziando, guardando il presepe, entrando così in maniera virtuale dentro il presepe, vogliamo essere anche noi protagonisti di questa scena, che è la scena in cui il Dio si manifesta in mezzo al suo popolo. E allora la manifestazione del Signore Gesù diventa la nostra manifestazione, perché il Signore ci chiede, uscendo dalla chiesa, non solo quando faremo dopo la messa la processione con Gesù Bambino, ma ce lo chiede anche dopo, ce lo chiede domani, ce lo chiede tutti i giorni della nostra vita, che ciò che abbiamo contemplato in questa santa notte possiamo testimoniarlo fuori, lì dove siamo, dove lavoriamo, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nella società. Essere testimoni visibili, essere testimoni credibili di questo grande dono di amore. Questo è l'augurio più bello che vogliamo farci, che ciascuno di noi possa contemplare il mistero dell'incarnazione non come qualcosa che è capitato, ma come qualcosa che si rinnova tutte le volte che diciamo che Dio è amore. Buon Natale a tutti.
Per questo ad ogni invocazione diciamo, poni la tua tenda tra noi, Signore Gesù. Poni la tua tenda tra noi, Signore Gesù. Per la Chiesa e per tutto il popolo di Dio abbiamo ricevuto il dono della fede e dei sacramenti, eppure siamo spesso infedeli alla tua parola di vita. Per questo noi ti invochiamo. Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
accetto, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni, trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che hai innalzato l'uomo accanto a te della gloria, per Cristo nostro Signore. Thank you.
accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
trascorso in maniera intensa insieme nel novenario, lo abbiamo fatto seguendo la bella tradizione di vivere il novenario la mattina. Ringrazio quelli che con sacrificio si sono adoperati per essere presenti, sia alcuni amici della banda, sia i ministranti, sia quelli che poi ci hanno anche offerto il momento di fraternità, la colazione dopo il novenario. Sono momenti di aggregazione, sono momenti che ci vedono insieme e che ci hanno visto insieme a prepararci per vivere nel migliore dei modi questa santa notte e questo santo giorno del Natale. Domani, anzi oggi, perché già sono le 12:30, quindi siamo già nel 25 dicembre, giorno del Santo Natale, stasera la Santa Messa solenne sarà alle 18:30, non alle 18 ma alle 18:30, così avete modo un poco di sistemare il Ministero degli Interni prima di venire a Messa. Mentre a Mitta, nella parrocchia di San Sebastiano, la Messa sarà alle 16:30. Poi domani sera, conclusa la Messa qui in Chiesa Madre, il nostro coro ci allieterà con un concerto. Quindi venite con calma, senza pensare di dover fare la cena, perché sicuramente dobbiamo partire quella del pranzo. Partecipiamo alla Messa e poi ascoltiamo questo concerto che i nostri amici ci hanno preparato. E poi giorno 26 la Santa Messa sarà di mattina alle ore 11:30 suona, e alle 11 ci sarà la Messa, e poi alle 18:30 ci sarà quel tradizionale concerto, gran concerto della nostra banda. Penso che sia doveroso, oltre che piacevole, ma anche doveroso la presenza massiccia, perché è un servizio che svolgono nella nostra e per la nostra comunità di Casalvecchio, e questo concetto che è secolare, penso che sia bello non solo sentirla parlare, ma soprattutto viverlo di persona. Quindi ci diamo anche appuntamento per questa giornata del 26. Poi ovviamente già domenica prossima ci sarà la prima serata del presepe vivente. Lo dico giusto per chi si deve organizzare tra venerdì e sabato, di essere pronti operativi per la sistemazione delle ultime cose. Adesso ci prepariamo per la processione, dopo la benedizione, è tempo che io mi vada a cambiare, usciamo tutti fuori dalla chiesa durante il canto finale, in modo tale che accogliamo Gesù Bambino fuori in piazza. Quattro volette rose, soprattutto i giovanotti che sono nel fondo, si preparino per portare la mano del bambino Gesù. Giovanni, con questo parlare. Il Signore sia con voi. Inate il capo per la benedizione, sono l'invocazione di Steano. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio è inondato di luce questa notte santissima, allontana da voi ogni le tenebre del male che illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mando gli angeli a recare i pastori nell'annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tra i ringraziamenti erano sottintesi anche quelli rivolti ai giovanotti che si sono coricati per la sistemazione, e grazie a Dio per l'accensione puntuale del fuoco che abbiamo potuto